La nostra scuola ha iniziato nel 2010 per la prima volta ad entrare ad utilizzare l'iPad nella didattica. Con una sola classe, i miei studenti sono qui, quelli di quarta L che quest'anno andranno alla maturità utilizzando una modalità di fare scuola diversa dal tradizionale, basata sulla didattica per competenze. Didattica per competenze trasversali, qui ci sono docenti, quindi quando parlo di queste cose penso mi capiscano senza che io debba spiegare ulteriormente. I ragazzi hanno fatto una sperimentazione, ne hanno parlato anche abbastanza in giornali perché credo che per la prima volta, non per la prima volta assolutamente, che è stata un'esperienza che ha messo delle tecnologie mobili, cioè questo, noi abbiamo preso l'iPad l'anno scorso, ma abbiamo anche evidenziato difficoltà nell'utilizzare l'iPad, per cui nulla toglie, a noi non interessa la tecnologia, come diceva giustamente Stefano Pintarelli, ma interessa il focus e proprio la didattica. Quindi non per nulla, stamattina peraltro parleranno delle esperienze anche didattiche dell'Olivetti o di Samsung, che sono qui presenti, mi stanno dando le nuove tecnologie. Ecco, quindi è chiaro che noi stiamo cercando delle tecnologie che possano servire quali, meglio, ognuna di queste tecnologie avrà dei pro e avrà dei contro. Il nostro intento è quello di analizzare queste tecnologie, ma vedere quanto queste tecnologie possono supportare la didattica che noi stiamo proponendo. Una didattica che si basa appunto sulla laboratorietà dei ragazzi, quindi noi siamo in un liceo scientifico. Lei nel primo anno abbiamo iniziato con una sola classe di 17 ragazzi, appunto una quarta. L'anno dopo la nostra scuola ha raddoppiato gli iscritti nel primo anno, da 270 a 520. Io insegno in prima U, quindi ci sono classi da 29 ragazzi, è la mia prima U. I ragazzi di prima U di 14 anni, alcuni sono qui, alcuni andranno poi in un'aula qui vicino per far vedere come facciamo didattica utilizzando queste tecnologie. Ragazzi di 14 anni lo possono fare assolutamente, sì, sono 100 volte più bravi di me con le tecnologie, non ho nessuna paura nel dire una cosa del genere, nella maniera più assoluta. Quindi quando ci è venuta la richiesta di fare classi utilizzando queste tecnologie, avevamo 240 richieste, quindi potevamo fare un ampio numero, no, di classi. Che problema c'è? Non ci sono istituzioni che mettono, o delle scuole che mettono, istituti che mettono 1500 iPad nelle scuole? Beh, li pagano i ragazzi, non c'è alcun problema, ma il problema per noi invece c'è stato. A noi di riempire la scuola di tecnologie non interessa assolutamente niente, anzi io reputo con molta onestà che riempire le scuole di tecnologie sia il più grave danno che la scuola italiana possa fare, ve lo dico chiaramente. Perché continuare a riempire le scuole di tecnologie e poi i docenti entrano in classe e non sanno assolutamente cosa farne è un danno perché ci allontanano già ancora di più dai ragazzi se ne abbiamo già bisogno, perché già siamo ben lontani da come parlano i nostri studenti, da come comunicano i nostri studenti, da come interagiscono i nostri studenti. Quindi lo scopo nostro era quello prima di tutto di formare i docenti. Formare i docenti, ci dovevano essere dei docenti che volontariamente venissero a volessero provare questo nuovo modo di fare scuola. È un nuovo modo di fare scuola, perché per la prima volta noi docenti non siamo sul banco, sulla cattedra, ma scendiamo in mezzo ai ragazzi. Per la prima volta i ragazzi collaborano, c'è cioè il cooperative learning, collaborano tra di loro, dobbiamo imparare noi. Imparare ad imparare è una delle 8 competenze chiave europee. Ecco, magari imparare ad imparare ce lo dobbiamo dire noi docenti prima di insegnare agli studenti, cioè noi dobbiamo imparare a fare una didattica diversa. E non è facile. Io, se non c'erano leggi particolari, fra 2 anni andavo in pensione. Ecco, ci andrò fra 4, voglio dire. Però io sono una delle vecchie, della vecchia della scuola. Ora, mettere in discussione il mio modo di insegnare, faccio la mia lezione, i miei studenti hanno il libro di testo, imparano sul libro di testo, mi ripetono la lezione, io li valuto e sono a posto. Ecco, tutto questo non deve esistere più, perché questa la nuova scuola ce lo dice.
ci deve essere ancora la lezione frontale, ma ci deve essere collaboratività, ci deve essere co-creazione con i ragazzi nel loro lavoro. I miei studenti non hanno i libri di testo, ma non è importante perché noi lavoriamo per unità di apprendimento trasversali. I nostri studenti, noi docenti facciamo gruppo, ecco un'altra cosa meravigliosa, perché prima i docenti erano tutti autoreferenziali, chiusi nel proprio mondo. Io le mie lezioni non le passo mica al docente di storia e filosofia, premetto che io insegno latino e italiano, ecco. Ma è chiaro che non io faccio un lavoro e il mio docente di storia e filosofia ne fa un altro, quello di storia dell'arte ne fa un altro, ma non parliamo, perché ognuno è chiusa nel proprio orario scolastico. Ecco, per la prima volta questo nuovo modo di lavorare, questa collaboratività, questo creare insieme la documentazione per creare la nostra biblioteca virtuale, cioè noi alla fine ci creiamo, no, degli ebook multimediali che sono il prodotto del nostro lavoro, un lavoro che deriva da tanti libri di testo differenziati, cartacei o digitali, da tante fonti che noi prendiamo in internet, digitali, selezionate, e quindi attenzione, dobbiamo insegnare prima di tutto ai ragazzi come navigare in internet, quali sono i siti più scientificamente più validi, dobbiamo insegnargli ad andare in YouTube, dobbiamo fargli prendere i video migliori, perché i ragazzi questo non lo sanno. Allora lo scopo qual è? Fargli leggere molto di più, ma fargli selezionare le informazioni, fargli diventare persone critiche che capiscono bene che cosa stanno studiando, estrapolare le informazioni, rielaborarle, fare prodotti multimediali e creare una loro biblioteca virtuale. Alla fine cosa ne fa una biblioteca virtuale? La vendiamo? La diamo in pubblico? No. Ce la teniamo noi nella nostra classe, è frutto del lavoro tra i docenti del consiglio di classe con i ragazzi. L'anno dopo noi abbiamo creato 4 classi, non più di 4, perché c'erano docenti che volevano formarsi, potevamo fare solo 4 consigli di classe, partire dal poco. Guai la scuola che dice partiamo con tutte le prime, assolutamente no, pochissimi, nuclei piccoli, sperimentare con i ragazzi, i docenti devono incominciare ad affrontare questi piccoli passi, questo nuovo modo di fare scuola, e poi saranno loro, no, a formare gli altri e ad allargare il numero delle sperimentazioni. Ora il nuovo passo che stiamo facendo qual è? Sarò brevissimo e quindi mi chiudo perché vedo Alberto che è dietro di me. Il prossimo passo qual è? Quello di i gruppi dei nostri studenti non lavoreranno più classe per classe, ma le 4 classi lavorano già in modo interconnesso, ci interscambiamo tutti i documenti nel cloud, lavoriamo tutti in internet, e i miei studenti se stanno a casa si collegano con me in classe e in pigiama dal loro letto di dolore interagiscono con me in aula, non c'è nessun problema, è una scuola aperta, è una scuola senza pareti, è un continuo, un rapporto meraviglioso con i ragazzi e tra noi docenti, quindi studente, studente, docente e tra noi docenti soprattutto, che ci aiutiamo, perché noi siamo incapaci, siamo noi che dobbiamo andare dai nostri studenti e dire ci insegnate per cortesia come si può fare, risolvere questo problema tecnologico. Ieri i miei studenti di prima in 10 minuti mi hanno fatto vedere i nuovi modi per fare l'ebook con iPad. Bellissimo, me l'hanno spiegato in 10 minuti loro, io neanche mi ci metto, no? Cioè facciano loro, me lo insegnano e io divento una studentessa che spero di essere promossa poi dai miei studenti. Quindi alla fine queste 4 classi lavorano già tutte insieme. A partire da aprile noi destruttureremo anche gli orari di lezione tradizionali, cioè le ore saranno tradizionali, ma faremo un nuovo modo di fare scuola dove ci saranno le quattro classi che si divideranno in gruppi come se fossero un'unica classe, chi andrà a fare seminari, chi va a fare approfondimento, chi va a fare recupero, nei vari insegnamenti che i nostri docenti faranno. Questo noi lo vogliamo aprire a tutti, cioè noi stiamo cercando di strutturare un nuovo modo di fare scuola. È necessario avere l'iPad? Ma no, si può avere una tecnologia Olivetti, si può avere una tecnologia Samsung, si può non avere nulla. Certo, se abbiamo le tecnologie è più facile farlo, la tecnologia è uno strumento.
punto, nulla di più, non è un fine. Guai a dire che la scuola digitale del futuro è perché noi mettiamo 1500 iPad nella scuola. La scuola digitale del futuro è fare una scuola didatticamente nuova che utilizza le tecnologie. Quali tecnologie? Quelle che ci servono di più. Quelle che ci servono di più e rispondono maggiormente alle nostre esigenze, punto. Se non le abbiamo, non importa, incominciamo a lavorare insieme. Quindi con Impara Digitale, con le strutture di piattaforme che Wally e Max faranno quanto prima, curriculum mapping, la mappatura dei curricula, la mappatura delle unità di apprendimento, con le risorse digitali che grazie a Wikimedia tenteremo di strutturare e di dare a supporto dei docenti, e noi apriamo a tutti. Già una trentina di scuole stanno lavorando con me, già una trentina di scuole stanno incominciando a fare formazione con me, perché si parte adesso insieme. Noi proponiamo un tipo di scuola, ma dall'esperienza di tutti, dall'esperienza di tutti vogliamo crescere per arrivare a modellizzare qualcosa che serva alla scuola italiana. Quindi chi vuole collaborare con noi, questa è la nostra mission. Grazie.